Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al Cosenza Pride, primo Pride cosentino, in compagnia di Federico Cerminara, che io ormai ho nominato militante storico della Calabria e fondatore dell'Arcigay in Calabria. Sono vecchio, lo ammetto, sono vecchio e emozionato, però come un bambino il primo giorno di scuola. Dopo 16 anni che esiste Arcigay a Cosenza, finalmente il nostro sogno è coronato, finalmente riusciamo a portare il primo Pride nella città. È un Pride provinciale partecipato, siamo già circondati da un bel po' di gente e molti ancora arriveranno, perché abbiamo ritardato la partenza alle 6 per evitare di diventare dei finocchi gratinati, come ci vorrebbe qualcuno. Quindi ci siamo carichi, non vediamo l'ora di partire e di colorare questa città, che merita tanto questa marcia, perché il Pride è un Pride di tutti e per tutti. E siccome è un Pride di tutti e per tutti, sappiamo che hanno aderito molti comuni, come il comune di Cleto, il comune di San Giovanni in Fiore, il comune di Verzino, del quale tu sei cittadino, tranne il comune di Cosenza. Guarda, il comune di Cosenza ha voluto attuare una strategia di isolamento, perché di fatto è l'unica realtà, non solo a livello di ente locale, ma proprio territoriale, che ha deciso di non aderire. Eppure la manifestazione mi sembra che è abbastanza sentita, è una manifestazione che parte dal basso, per cui che non abbiamo da attaccare questo patrocinio, pazienza, saranno loro poi ad assumersi la responsabilità politica di questo gesto, perché oltre che gay siamo anche cittadini e esercitiamo il nostro diritto di voto, sapremo cosa fare a tempo debito. Perfetto, quindi c'è chi attacca i cerchi a Cosenza come Occhiuto e chi invece porta l'arcobaleno in tutta la città come oggi. Abbiamo un difetto, non siamo autoreferenziali, perché noi se abbiamo aspettato 16 anni è perché solo oggi c'erano le condizioni e perché questo Pride ci è stato chiesto dalla cittadinanza, quindi siamo sicuri di quello che stiamo andando a fare e siamo sereni che stiamo facendo veramente la cosa giusta. Federico Cerminara, al primo giorno di scuola, circondato dai due compagni di banco, vi augura un buon Pride cosentino. Buon Pride, ragazzi, stiamo per partire.